Noi abbiamo finito per essere affetti non solo dalla sindrome di Stoccolma, amici, ma come sempre quando si è stanchi si cessa di essere forti nella singolarità della propria vita, delle proprie caratteristiche, si è occupati dalle cose, si diventa nelle nostre vite individuali anonimi, cioè si fanno proprie le cose che ci attraversano e che ci vengono e che in realtà portano, dove portano tutte le cose, quando le cose portano ad un oceano che si chiama morte, distruzione ed altro. E quindi io le ho sentite tutte. Basta con il vittimismo, non è una spiegazione, saranno pure degli errori che avremo fatto, questa è una cazzata, quante volte in realtà quando volevamo riuscivamo a vincere questa, no, questa congiura, non è vero, eccetera. In questo modo non è che si contraddiceva, amici, e si è fatto, me o qualchedun altro. In questo modo si nega e si negava il carattere modernamente, tremendamente, efficacemente antidiritto, antilibertà del regime, del sistema attuale, che riesce a produrre e vuole produrre gli stessi risultati che si sono tentati di creare con l'illusione delle dittature comunista, fascista e nazista, spegnere le voci di coloro che sono diversi e sono un pericolo e una vergogna per la vita di tutti. Questo accade in una misura, se voi, e adesso mi è un po' più facile dirlo, non so se arriviamo a tempo con questa decisione. Cari amici, le enciclopedie hanno nomi celebri in Italia, anche la Russe ho scoperto, poi Garzanti, bene, dove eravamo presenti non ci siamo più, così, le enciclopedie. Dove ci siamo presenti? Ci siamo presenti con errori di informazione che un bollettino parrocchiale si vergognerebbe di proporre. Parlo della Russe. L'ho visto su internet, su 30 righe ho contato 12 falsità, 12 cose che non esistono, non importa. Le enciclopedie, i testi scolastici, ma io dico quelli di voi che sono genitori, ma qui per fortuna comincia a esserci qualche scolaro. Ma dove capperi vivete? Ma li leggete i libri scolastici dei figli? La memoria dei radicali, la realtà, l'informazione fino a 10 anni fa è la non storia, è registrata come storia di quelli che abbiamo battuto nella storia. Cioè quello che è comprensibile, che viene fuori benissimo nella canzone bellissima del giovane comunista Morandi a suo tempo, in cui dice vengo dall'America, amo la libertà, e poi mi mandano a uccidere i Vietcong. È bella, guai a censurarla o adulterarla, ma questo diventa civiltà. Cioè oggi è il 17enne e 71enne di oggi che si sente dire, con la mediazione di 40 anni, la garanzia di storia del Presidente del Consiglio che sta accanto, eccetera, che non solo il mondo moderno americano della libertà porta un giovane che credeva ai grandi ideali a uccidere, noi non violenti sappiamo che è vero e che è una maledizione che vogliamo vincere, ma a uccidere chi? I buoni! Cioè uccidere i Vietcong, questo è. Ora, Bao Dai era fatto fuori dai monaci, dai nostri compagni e amici monaci, probabilmente Angelo o Emilia, qualcuno c'è di quell'epoca. Io a Piazza San Pantaleo ospitavo due monaci buddisti, uno dei quali poi di quelli che si era bruciato. Ma voglio dire, questi erano allora già, non adesso, per dire, i nostri referenti nella realtà nella quale sapevamo che la Francia e l'America portavano le contraddizioni enormi dell'Occidente,
ma le contraddizioni dell'Occidente portavano quello che hanno portato. Cosa hanno portato? Grazie a quella guerra, ancora adesso l'America piange, mostra, si tormenta alle generazioni future di tutto il mondo e a quelle attuali la vergogna dei crimini che ha commesso contro se stessa. Non ci sarebbe nemmeno più la nozione del Vietnam, del Vietcong, dell'indegnità americana, senza questa produzione della coscienza umana, la più alta, la più nobile, che ci viene dagli americani col K, nella quale, sì, certo, si fa la repressione meccartista per un momento, ma alla fine continua a proporsi tutto quello che di nobile c'è. Questo ricordare il soldato Ryan, adesso ormai continuano e continuano dovunque sono stati, nelle lotte di libertà, di liberazione, in Europa, a Cassino, nelle Fiandre, in Normandia. Sono 15 anni che vengono fuori i film sull'esercito, anche quello buono, pieno di indegnità, di ladri, di assassini, le truppe d'assalto, scelte che salvano. Nelle Fiandre i destini del mondo sono fatti tutti quanti da diversi, no? Da figli di puttana, da scorie dell'umanità, che però ci prendono e partecipano. Senza questa storia non ci sarebbe nemmeno la storia del Vietcong, non ci sarebbe nulla, un po' di monumenti. Ebbene, comunque lì l'essere battuti da se stessi degli americani e da questo Occidente fradicio, da questo Occidente che si è comportato con il fascismo, con il nazismo e con il comunismo e oggi con le situazioni che vengono, nello stesso modo, continuamente con l'illusione in fondo di avere nei dittatori dei guardiani di ordine e dei mercati, quindi più a disposizione, questo sì, con le dittature comuniste o di Saddam o in Siria. Quello che c'hai è la garanzia assoluta che le grandi compagnie internazionali e multinazionali hanno chissà mantenere l'ordine, il problema è di prezzo, ma sicuramente pagano quel petrolio la metà di quello che pagherebbero se ci fosse un dato di mercato, cioè, e sarebbe distribuito forse in modo meno iniquo, perché lì vanno a nutrire eserciti, torture, vanno la distruzione del patrimonio culturale di quelle aree che sono a volte le più antiche, le più ricche di storia del pensiero e del mondo e delle religioni del mondo. Allora, quando sentiamo Bertino, usciamo dalla NATO, questi sono 50 anni, bisogna non entrare nella NATO, uscire, questo è il nemico, Yankee, go home. Emma ha dimostrato come, essendo un'americana appunto radicale, eccessiva, eccetera, ha saputo contestare. Mi ha fatto paura qualche volta anche, centimetro per centimetro, gli errori pur tremendi degli americani che lei incontrava nella sua etica professionale, nella sua deontologia professionale, che incontrava con le loro cazzate su Kabila, le loro immonde presenze nella politica e nella storia, come proprio della storia umana, nella quale ciascuno dà nelle nostre notti, nei nostri giorni, il più puro di noi dà le più lerce cose. Molto spesso in alcune ore l'altra, proprio io, sì, proprio l'America. Ma allora dobbiamo pure trarre qualche conclusione, amici. Noi abbiamo qui in Italia una tecnica, una tecnologia di realizzazione di quello che si tentava di ottenere con le enciclopedie sovietiche, di distruzione persino della coscienza, del diritto e della libertà. Vedete, sotto il fascismo 11 furono i professori che non giurarono fedeltà a Benito Mussolini e al re, no? 11. Perché meravigliarsi se oggi tutti, la gran parte dei costituzionalisti, quelli di cui si conosce l'esistenza, perché gli altri scrivono solo quello che piace a Mussolini, al re, sui presidenti della Repubblica, sui diritti di esternazione, sulla Corte Costituzionale. Mica è la prima volta, non è che noi siamo dei massimalisti, noi riconosciamo la storia Italia che continua, della scienza italiana e la continuità del pensiero e dell'azione dei Bobbio, di quella cultura
che ha sequestrato indebitamente l'anelito di giustizia e di libertà. Ma dove sta Calamandrei che dice: quando vedo dei giudici che vogliono fare giustizia invece che limitarsi ad applicare le leggi, ho paura? Calamandrei aveva ragione, aveva paura. Bobbio e gli altri sono con i giudici che vogliono fare giustizia, sono con uno Stato giustizialista, sono contro i diritti, e non a caso è senatore a vita, non a caso ha meritato e merita, con i suoi silenzi, con le sue furbizie stanche, merita di essere senatore a vita, di avere il laticlavio di questo regime, come i giudici italiani meritano di avere i più alti stipendi del mondo, meritano di avere condizioni di carriera, perché l'altro volto è che voi avete un potere in Italia che è riuscito a sbarazzarsi della giustizia, di quella civile. È una situazione di potere nelle quali o tu ti rivolgi alle mafie criminali o alle mafie politiche. No, quando voi pensate a questi giudici che non hanno incriminato per truffa un solo industriale e un solo ministro, dinanzi al fatto che le casse di integrazione sono inventate, date e scritte...